tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro Ginga e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Platino. Allora, ho tutta la squadra a livello 10, come avevo detto l'ho allenata, anche se... Allora, come dicevo, l'ho allenata tutta, anche se mi ero scordato di riordinarla. Allora, diciamo che sono andato appena, cioè ho fatto giusto qualche allenatore, sono arrivato fino a qui. Ti avevo fatto, no? Sì. Allora, direi tranquillamente di andare avanti. Allora, ok, questo non ci sfida, però ci dà una macchina nascosta MN06 che spacca roccia, che è buona come mossa, cioè per il momento diciamo, perché queste rocce qui che sono differenti possono essere rotte tramite spaccarocce, per poterle rompere serve la prima medaglia, quindi cosa che andremo a fare. Allora, io manderò Deku con ritorno, che dovrebbe essere leggermente più forte rispetto a azione. Ok, sono più veloce, per fortuna, meno male che almeno rispetto a no, no, cioè, normalmente è abbastanza veloce Dartwick, poi quando si evolve la velocità si abbassa leggermente. Ora che ci penso, si... nel senso che ci penso, si... molto semplice, almeno all'inizio, diventare overlivellati dal punto di vista della squadra. Perché Deku già è l'11 e quindi ci metterà poco ad arrivare a un livello abbastanza alto prima della palestra. Forse ce la dovrei fare pure a superare il livello medio della squadra, appunto la palestra vera e propria. Ok, seconda sfida è la grotta. Ora che ci penso, dovrei prendere qualche repellente. Uè, Rio. Allora, battiamo questo Bidoof. Intanto, però invece Bidoof è molto OP in difesa. Peccato che come resto delle cose è abbastanza difficile da mandare giù. Però, allora, ora ci penso. Ritorno è fisica. Assorbimento è attacco speciale. Quindi dovrei togliere di più in teoria rispetto all'esatto. E a questo punto mi conviene utilizzare assorbimento. Ok, anche questo Bidoof è esausto, 111 punti esperienza, quasi a livello 12. Allora, direi di vedere se ci sta un Pokémon selvatico, sperando che sia di tipo roccia, che so, un Psyduck, che ancora non abbiamo incontrato e che devo catturare assolutamente, prossimamente. Cioè, ma ovviamente lo farò off camera. Lo butto semplicemente giù, se almeno mi sale a livello 12. Perché se almeno mi sale il livello 12 Deco. Ok, vediamo un po'. Ok, super efficace,
recupero tutta la vita ed è a livello 12, perfetto. E combi, si va avanti, ok, ci sta sempre il tipo del che ci accompagna fino alla palestra, quindi beh, ci saremmo dovuti andare uguale in questa direzione, però poco male. Allora, la cosa importante da fare è andare subito, prima cosa, al Pokémon Market. Sempre se diciamo, sempre se mi ci fanno parlare con le persone. Ok, questi no, non dicono cose molto interessanti. Allora, no, Pokéball ne ho abbastanza, quindi allora sicuramente devo catturare due Machop. Perché due? Perché devo fare una missione e per poter fare questa missione devo catturare appunto questi Machop. Nel senso che catturo due, ma in realtà me ne basta uno. Però visto che l'altro lo dovrò ottenere all'interno della squadra, me ne servirà uno, cioè ve ne catturo due, cioè uno da tenere io e uno da scambiare. Quello più debole sarà quello che scambierò, cioè quello che darò via. Allora, ok, a quanto pare, allora, dicevo, catturiamo questo Machop, se ci riusciamo. Allora, tanto io sicuramente gli darò un soprannome, perché io, avendo l'abitudine di darlo a tutti i Pokémon, ne approfitto. Allora, vediamo se con un'azione, anche se dubito che potrebbe avere effetto, cioè nel senso ha troppo effetto, però speriamo bene. Appunto, Machop è andato KO e quindi invece di trovarne un altro ne dovrò trovare sempre due. Allora, ok, allora questo invece, questo Ponyta invece, come potreste immaginare dal fatto che la squadra ne ha, manca ancora il tipo fuoco, sarà lui il membro, no, non voglio usare pozione neanche qua, sarà lui il membro di tipo fuoco che utilizzerò all'interno della squadra. Quindi diamo il benvenuto al nuovo membro. Allora, diamo il soprannome che già avevo pensato, e questo Pokémon si chiamerà Flamella. Però noi dobbiamo, a proposito, che strumento tiene Flamella? Tanto ritiro strumento. Una, ok, una bacca. Una bacca. Allora, la velocità e l'attacco alto, pure attacco speciale, quindi l'attacco e l'attacco speciale sono aumentati rispetto alla difesa e difesa speciale. Ok, torniamo a catturare Machop. Vediamo un po' questo in che modo potrò, cioè in che tipo di statistiche avrò. Ok, per il momento ho avuto paura che andasse KO.
Allora, 2, 3, perfetto. Diciamo che il primo dei due matchup l'abbiamo catturato. Quindi, ok, tipo classico tipo forza, sì. Dei Pokémon che non andrò a portare in squadra, comunque do soprannome, non diciamo male, anche che a volte capirà sicuramente non bellissimi, però più che altro per un fatto di completezza. Geodude non lo cattureremo, cioè non, almeno non ora, perché lo catturerò in off camera. Quindi questo è per quanto riguarda questo, almeno lo mando KO, perché ho detto, come disse il primo video, mando KO giusto i Pokémon che incontri quando li incontriamo per la prima volta. Allora, poi la fuga, così utilizzeremo fuga, sperando di incontrare presto un altro matchup. Eccolo qui, sempre livello 5. Ottimo, sì, si riesce a vedere bene la sua potenza reale. Anche se devo ammettere che questo comunque si stanno livellando molto molto velocemente Pokémon. Allora, che poi tra l'altro devo ancora catturare Badiou. 1, 2. No, vabbè, speravo che anche per questo Pokémon qui bastasse una Pokéball sola. Allora, direi di approfittarne subito. Vediamo se si riesce a catturare. Perfetto. Diamo il soprannome, che sarà pressoché identico a quello di dell'altro matchup catturato. Ok, ancora devo capire il tasto start e il tasto select dove stanno, però presto ci arriverò. Allora, come prima cosa, riposiamo la squadra. Che sia Deku che Flamel ne hanno veramente bisogno. Allora, prima cosa da fare, devo controllare le statistiche. Allora, l'attacco alto, difesa speciale, velocità bassa, difesa, attacco speciale, nella media. Questo, ok. Entrambi hanno denti stretti e devo ammettere che è decisamente meglio il primo dei due che ho catturato. Quindi l'altro sarà il Pokémon che sfrutterò per la missione. Ok, allora ovviamente quando per il momento non li sto facendo evolvere, cioè non li sto, almeno quelli che poso all'interno della box, non li sto sfruttando per farli evolvere, cioè non li sto utilizzando per, cioè non li sto allenando, anche se sono di livello, cioè si evolvono a livello basso, perché
Voglio aspettare di avere condividere esperienza, così almeno mentre faccio valore quello di completare il Pokédex, almeno utilizzo anche gli altri, cioè a livello anche gli altri. Ecco qui il motivo perché ho dovuto catturare due Machop, perché uno dei due lo scambierò. Quindi il primo mentre quanto riguarda un altro Pokémon, ovvero dovrò catturare Zubat, però quello ci si può catturare facilmente, me ne basta uno, perché non sarà da scambiare, ma solo da catturare e mostrare. Ok, abbiamo anche un Abra, che normalmente è un Pokémon impossibile da catturare, a meno che non si riesce. Sia un Pokémon con malo sguardo. Allora, ok, intanto sicuro lo deposito, poi devo prendere quello strumento che ha. Sposta strumenti. Ah, lo devo. Ok, lo do comunque a Deku, perché comunque, essendo Pokémon squadra Baccarat, comunque è utile che gli ridà qualche PS. Sicuramente nella prima parte di questa parte di gioco sarà molto utile come mossa. Ah, addirittura uno scomacuore così a caso. Allora, super colpo che ovviamente venderò. A proposito, non so se non mi ricordo, gli ultimi strumenti li ho venduti. Allora, strumento. Allora, non ho repellente per il momento, non ho intenzione di, anche se avessi voluto, non avevo intenzione di utilizzarli per il semplice motivo di, diciamo, di dover catturare Zubat. Allora, Geodude già l'abbiamo mandato KO, qui è anche il livello più alto, quindi è probabile che lo verrò a catturare qui rispetto all'erba alta fuori. Qui c'è anche possibilità di catturare Onix. Se è un, nel senso, se è un, se lo troviamo sicuro lo catturerò, perché è molto difficile da trovare, almeno in questa grotta. Quindi però devo bene controllare lo spawn rate del Pokémon stesso, quindi intanto, per fortuna, contro Geodude possiamo utilizzare assorbimento a Goku. Allora, vediamo quanto. Ok, praticamente siamo arrivati al livello 13 con questa lotta. Anche se comunque devo ammettere che in un solo video abbiamo comunque catturato due Pokémon. Di cui uno, beh, l'abbiamo ottenuto sì scambiandolo, però sempre un altro, uno in più ne abbiamo dovuto catturare per poterlo avere. E quindi, diciamo che abbiamo livellato parecchio Deku, perché comunque ora grazie a questa lotta arriverà al livello 13. Però penso anche al livello 14-15 alla fine dell'episodio ci arriva. Ah, mi sono scordato, comunque abbiamo catturato non due ma tre Pokémon, perché Flamel, che è il nuovo Pokémon della squadra. Allora, vorrei imparare Foglia Lama, sicuramente sia al posto di Ritirata.
Ok, quindi abbiamo due mosse Pokémon d'erba che per la lotta in palestra saranno molto molto utili. Sperando che... Ok, Zubat, ottimo, ti catturerò subito. Allora, io diciamo che... lo catturerò solamente per il motivo perché completando invece quest'altra missione ci sarà la possibilità di ricevere uno strumento. Ora a memoria non ricordo che strumento sia, però per fortuna ricordo che sia proprio grazie a Zubat che si ottiene quello strumento. Comunque uno strumento comune si può trovare anche nei market, se non ricordo male, però sempre meglio averne uno in più o uno in meno. Però comunque se non sbaglio è una bolla. Non vorrei sbagliarmi. Allora, in questo caso saranno due lettere maiuscole nel nome. E questo Zubat si chiamerà Acrobat. Allora, ora ci mostra la mossa spaccheroccia e si presenterà, ovvero lui è il capo palestra di Mineropoli. Ok, troviamo pure una pozione. Ottimo, ho portato il suo Pokémon. Allora, lui manda Geodude, ok. Diciamo ora pressoché inutile portare Dewgalb a curare. Quindi mostrerò Zubat e andrò subito a fare la missione in palestra. Anche perché a recuperare tutti i PS e comunque di mosse ne ha abbastanza, diciamo, non sta finendo il PP. Ok. Allora, cominceremo la sfida in palestra all'interno con Deku a livello 13, che è molto molto positivo, anzi è quasi al 14, quindi sono abbastanza convinto del fatto che di riuscire a portarlo al capo palestra a livello 14 perlomeno, perché ci sono due allenatori prima del capo palestra stesso. Allora, vediamo. Sia difesa X e super colpo. Ok, strumenti non mi servono. La baccanaca. Ok. Penso che lo utilizzerò più che altro per fare i puffin, buona parte dei, diciamo, buona parte delle bacche. Ne utilizzerò qualcuno. Diciamo, se ne utilizzo qualcuno, qualche bacca giusto per quelle fondamentali. Allora, si abilità speciale. Ok. Ah, era Geodude, voleva vedere. Ok. Allora, non Zubat. Però questa missione la farò in un secondo momento. Quindi magari la farò off camera. Quindi sarà solo uno strumento che riceverò. Allora, primo allenatore, ok, e ci manda Geodude a livello 11, ok, livello molto alto, quindi devo mettere forse giusto Deku sopra livellato. Flamel sicuro no, perché è livello 6 che ho appena catturato e non ho neanche avuto modo di farò di neanche un livello, però
finché, diciamo, per il momento non serve, servirà per la palestra di Evopoli. Ma spero di allenarlo abbastanza prima di, cioè prima di arrivare lì. Spero di avere tutta la squadra a livello 20 almeno prima lì, della palestra di Evopoli. Ok, in questo caso abbiamo due Pokémon avversari. No, due utilizzazione. Ho sbagliato, infatti c'è di utilizzazione. Allora, noi invece andiamo sotto di. Andiamo all'attacco con Fuoilama. Che non so, è super efficace, non so le stab, quindi avendo 5 livelli di più è tanta tanta roba. Ok, ci manda Onix. Ci manda da Flavio Bullo. Comunque a volte sopra i nomi dei personaggi all'interno i giochi Pokémon sono molto molto strani, ma allo stesso tempo molto molto divertenti. Ma non si tratta di Flavio, c'è di questo personaggio avversario, però ora fa brutto colpo, non poteva farlo prima, che risparmiamo un turno. Però 207 punti esperienza, quasi livello 15. Veramente veramente tanta roba. Ok, abbiamo Pedro il capo palestra. Allora, vediamo un po' chi manda. Cioè, lo so già però. Allora, primo è un Geodude livello 12. Spero di mandarlo KO con una mossa sola. Sì, ah ok, brutto colpo anche, quindi ben venga. Allora, 187 punti esperienza, che buona roba. Ok, ci manda Onix. Allora, spero che arrivi solamente al livello 16, dico, non al livello 17, più che altro perché non mi piace avere Pokémon a livello dispari. Quindi spero che appunto rimanga a un livello pari. Ok, vediamo. Ok, super efficace, me lo KO, quindi recuperiamo anche tutti i PS. Ok, 277. Ok, non credo che solamente mandano KO Kreidos mi vada, anche se l'L14 mi vada l'L18. Ok, e utilizziamo direttamente. Ok, utilizza punti in testa e ci fa tentennare. Ok, noi per fortuna ho dato la bacca arancia a Deco, quindi un altro attacco, se questo non lo manda KO, dovremmo riuscire a tenerlo. Allora, in teoria dovrebbe reggere. Sì, però tentenna, quindi devo usare la pozione. Allora, mi sa che devo utilizzare due. Sì, esatto. Perché lui è più veloce di me. Quindi da 11 passato a 16. Ora 36 dovrebbe arrivare a 21. Però sto. Anzi, 22 è fortuna. Vorrei essere proprio sicuro che. Lo so, sto sprecando un po' di pozioni, però volevo essere sicuro di che vada bene. Ok. Allora, dicevo, allora, questa ora siamo sicuri, utilizzo l'ultimo attacco e
Vediamo. Ok. E anche questa lotta è vinta. Livello 16 per Deku. Ok, quindi in questo caso abbiamo ottenuto per la prima medaglia, quella carbone. E direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Se così è, mi raccomando di lasciarmi un mi piace, iscrivervi al canale e seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.